Uomini e donne. Le nuove rivelazioni di Gemma Galgani. Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile, del trono over di Uomini e Donne, fa delle dichiarazioni che hanno lasciato i fan a bocca aperta. In questi lunghi 12 anni di partecipazione al programma Mariano, abbiamo imparato a conoscere bene la dama torinese, che non ha mai negato di essere ancora alla ricerca dell'amore. Nonostante i suoi 72 anni, la donna spera ancora di incontrare il principe azzurro e di riprovare quelle farfalle nello stomaco che non sente ormai da un po' di tempo. Non ha mai fatto mistero di essere una donna molto passionale, Gemma. E in una recente intervista ha confessato che le piacerebbe tornare a fare l'amore con chi saprà conquistare il suo cuore. Intervistata da Nuovo TV, la dama ha confermato che a settembre la rivedremo nuovamente negli studi di Canale 5, dove spera di trovare, finalmente, l'amore della sua vita. Ha affermato che la nuova stagione di Uomini e Donne avrà un sapore del tutto nuovo per lei, che arriverà con intenzioni ben precise. Il suo nuovo proposito? Trovare un uomo che la sposi. Insomma, piccole pretese, di poco conto. Ammette il suo desiderio di convolare a nozze. Di trovare una persona tranquilla che decida di condividere il suo tempo con lei. Un uomo che si prenda l'impegno di starle accanto e che la ami incondizionatamente. Non demorde dunque la dama torinese che in questi lunghi anni, passati alla corte di Maria De Filippi, non è mai riuscita a trovare l'altra metà della mela. Prima di approdare a Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata sposata. Il matrimonio è naufragato per incompatibilità caratteriali e problemi familiari. La donna tenta così la strada del dating show di Maria De Filippi, ma purtroppo le cose non sono andate meglio. Dopo una relazione che sembrava piuttosto seria con il cavaliere Ennio, i due si lasciano in malo modo dopo che il dentista decide di non voler condividere più la sua vita con lei. Gemma si rimette di nuovo in gioco e incontra Giorgio Manetti, con il quale scatta un colpo di fulmine, ma unilaterale. Sì, perché, nonostante il gabbiano frequenti la donna, non ha mai detto di provare un sentimento d'amore per lei. Queste dichiarazioni sono sufficienti per Gemma per indurla a chiudere una storia di 8 mesi. Ritorna così a Centro Studio e frequenta tanti altri uomini diversi, ma nessuno di loro è stato in grado di farle scattare quella famosa scintilla che lei tanto cerca. Diciamo che, soprattutto nell'ultimo anno, Gemma si è lanciata a capofitto, in conoscenze che non hanno dato buoni frutti. Dapprima è uscita con Nicola Vivarelli, giovanissimo marinaio di 26 anni, che si diceva fortemente interessato a lei. Ma come era prevedibile, la differenza d'età è stata una delle varianti che ha portato i due a interrompere la loro conoscenza. Con il cavaliere Aldo, invece, sembrava che fosse la volta giusta. Ma, ahi noi, anche questa conoscenza è miseramente naufragata. Adesso però, Gemma dice di essere più sicura di se stessa e con una maggiore consapevolezza. Niente più lacrime o dispiaceri. Da settembre vedremo una nuova guerriera, pronta a conquistare l'amore con le unghie e con i denti. Riuscirà nella sua impresa? Noi non vediamo l'ora di scoprirlo. Cosa pensate di Gemma Galgani? Secondo voi, riuscirà finalmente a trovare l'amore a Uomini e Donne? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.